D'Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme? Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 28 febbraio, pubblica le foto della coppia. Superata la fase di crisi, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, le foto del ritorno insieme, la coppia aveva annunciato lo scorso luglio di essere in crisi e, da allora, viveva in case separate. Ma lo scorso 24 febbraio, giorno del compleanno di D'Alessio, Gigi e Anna hanno festeggiato insieme a Roma, andando a cena in un ristorante a Palazzo Fendi. Al termine della serata sono tornati nella villa alloggiata dove hanno vissuto in tutti questi anni e, il giorno seguente, sono andati a pranzo con il loro figlio Andrea e uno dei figli di Gigi, Claudio, con la sua compagna. È qui che i fotografi della rivista li hanno immortalati, dopo un'attesa durata mesi. Gigi e Anna si sono mossi nel mistero, forse vogliono gestire il ritorno lontano dai riflettori. Gigi D'Alessio, crisi con Anna Tatangelo, stiamo bene, stare distanti fa bene all'amore, ai microfoni di Verissimo del 27 gennaio il cantante napoletano confidò, con Anna va tutto bene. Lei è sempre stata una compagna ideale. E poi, in tutte le case può succedere che si litighi o si discuta e magari uno dica, stiamo un attimo distanti, per cercare anche di capire. Io e Anna siamo insieme da 12 anni, non da un giorno. A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano. Non è vero assolutamente nulla. Sono le crisi che possono succedere a tutti. A Silvia Toffanin, che lo incalzò chiedendogli se ci fosse stata una crisi, rispose, stiamo bene. La verità è che a volte stare un po' distanti fa bene all'amore. Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, la ricostruzione della separazione. I due hanno trascorso lontani il Natale e il Capodanno, così come la cantante ha festeggiato il suo 31° compleanno, solo con il figlio Andrea. A luglio 2017 i due diffusero il seguente comunicato, la nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità. Ma lui a novembre disse in un'intervista, la verità è che io e Anna non ci siamo mai lasciati. I giornali di gossip scrivono solo cite. Le hanno attribuito 10 storie diverse in una settimana, figuriamoci, Anna è una ragazza seria. I due si sono conosciuti 21 anni. In occasione di un festival di Sanremo, quando la Tatangelo aveva solamente 16 anni, hanno iniziato a convivere nel 2006 e hanno un figlio di 8 anni.